Maurizio Zamparini, ciao Presidente. Ciao a tutti voi, ciao. Ciao, ciao Presidente, so che sei a ridosso di una riunione, sei più soddisfatto per il pari o hai il rammarico perché senza quell'errore di Posavec potevate addirittura vincere? Ma ero felice se battevo l'Inter, il Milan, del Napoli. Ecco, tutti erano più felici. Il Napoli, siccome è la mia seconda squadra, mi dispiace un po', però sono contento per la prova che ha fatto la mia squadra, oltre alla bravura è stata fortunata, perché quando tu subisci tante palle gol dagli avversari non entra, vuol dire che c'è qualcosa che va bene, anche se il nostro portiere poi ha voluto ripagare con una papera che ha ripagato tutta la fortuna delle precedenti occasioni. Ho capito, però nel frattempo il suo Palermo ha fatto arrabbiare molto il suo amico De Laurentiis. Perché? Perché questo pareggio ovviamente ha lasciato l'amaro in bocca a tutti. Ma il Milan ha perso, la Roma ha perso. Voglio dire, succede, non può vincere sempre, no? Magari l'amico Zamparini ha avuto una piccola soddisfazione, si è abituato troppo bene anche lui, vuol vincere tutto. Maurizio Compagnoni per Zamparini. Maurizio, veloce che veloce, Maurizio, veloce. Presidente, ci crede alla salvezza? Sì, credo dopo aver visto l'opera Lopez che abbia il piglio giusto per dare a questa squadra, che non è scarsa come dicevano, la struttura giusta, è ancora una squadra impaurita, l'ha dimostrato ieri, subendo troppo. Presidente, l'ultimissima allora, gliene faccio due in una. La prima, se diventa determinante Palermo-Crotone, prossimo appuntamento. Seconda, ma Nestorowski ieri ha fatto gol nel suo prossimo stadio, cioè nel San Paolo, diventerà il suo stadio? ma li volete tutti voi. Dovevate prendere Dybala, perché Dybala era da Napoli. Mannaggia, Presidente, ma il giocatore ha voluto andare alla Juve. Ha voluto andare, bisogna crederci. No, alle volte Aurelio mi deve credere. Nestorowski è un grande centravanti. Cioè lei aveva detto ad Aurelio devi prendere Dybala e fare la coppia Dybala-Higuain, questo gli aveva detto. Come no, me lo ricordo. Ce lo ricordiamo anche noi. Su Pescara, su Palermo-Crotone, visto che non avete ancora vinto... È determinante, noi abbiamo bisogno di 6 punti nelle prossime 2 partite per crederci. Un abbraccio, Presidente, grazie. Ciao.